Coach Del Matti, 3-0 per il Volley Soverato contro il Mondovì, una sconfitta che non frutta punti alla sua squadra, due set abbastanza equilibrati, nel terzo eravate partiti bene, poi invece avete mollato alla distanza. Sì, penso che Soverato si merita assolutamente la vittoria. Sicuramente non eravamo nelle condizioni migliori, lo sapevamo, però che abbiamo un po' di infortuni e lo sapevamo, però questo non doveva essere una scusante per affrontare la partita in una maniera remissiva. Infatti abbiamo cercato di metterla, diciamo così, un pochino sulla battaglia, cercando di difendere il più possibile, cercando di allungare le azioni. Quello che abbiamo sbagliato, penso, nei due set che abbiamo giocati fino alla fine, questo è per me un rammarico grosso, è quello che abbiamo messo un pochino di errori, sia qualche volta in attacco, sia nelle posizioni di muro difesa, e questo secondo me potevamo fare un pochino meglio, e penso che se avessimo portato a casa, non dico qualche punto, ma un set, penso che sarebbe stato giusto. Però se avessimo fatto bene quelle cose, se no non c'era possibilità di portare a casa niente, e così è stato, insomma. Sicuramente le assenze delle centrali hanno pesato nell'economia della gara, perché poi giocare su un campo difficile come Soverato non è mai facile, però nel complesso possiamo dire positivo questo avvio di campionato di Mondovì, perché venivate da due vittorie consecutive nelle prime due partite. Sì, assolutamente, siamo contenti di questo. Proprio per questo stasera volevamo venire qua, anche se tu con delle assenze, però alla fine le assenze a me non piace troppo utilizzarle nelle interviste, perché qualcuno manca sempre a tutti, qualche volta durante il campionato è lungo, oggi mancherà a noi, qualche volta mancherà qualcun altro, quindi poi i conti si fanno alla fine. Quindi penso che la squadra è partita molto bene, anche sabato scorso abbiamo avuto già un infortunio prima partita, uno durante, abbiamo fatto un'ottima partita, quindi penso che insomma gli infortuni li lasciamo stare, l'avvio è ottimo. Sono contento del nostro avvio, forse proprio per questo stasera in alcuni frangenti potevamo fare qualcosa meglio, che magari ci poteva consentire di rimanere o più attaccati alla partita o magari anche di raccogliere qualcosa, ecco. Infine, obiettivi di questo Mondovì in questo campionato, che sin dalle prime giornate abbiamo visto che è così come era nelle previsioni, si è annunciato difficile, e così si sta praticamente evolvendo la situazione, un campionato dove ogni domenica veramente bisogna sudare su tutti i campi. Sì, io penso che il livello di questo campionato è molto alto, almeno rispetto a quello di 2 o 3 anni fa che ho fatto, poi l'anno scorso non ho fatto la 2, quindi non l'ho visto, però penso che sia molto alto, specialmente nella parte alta, quella che porta ai playoff, quindi sicuramente ogni domenica è una battaglia e noi i risultati non ce n'è nessuno scontato. Il nostro obiettivo è quello di fare i playoff, è un obiettivo che ci siamo posti dall'inizio, è un obiettivo che le ragazze vogliono, che la società vuole e che io voglio, quindi noi cerchiamo di andare ai playoff, siamo partiti molto bene, penso che siamo sulla strada giusta. Ovviamente, come hai detto tu, è così complicato che ogni volta è una battaglia, basta mollare un attimino e si lasciano punti. Ilaria De Michelis, ex di turno, ritorna a Soverato dopo la stagione dell'anno scorso, 3-0 la sconfitta del suo Mondovì, primi due set abbastanza equilibrati, nel terzo dopo un buon avvio vi siete così, per così dire, avete ceduto alla distanza, un Mondovì che comunque nel corso di questo inizio di stagione si è ben comportato, quindi ci sono tutti i presupposti per fare bene. Sì, noi abbiamo fatto due partite, le due passate, comunque con un buon livello di gioco. È chiaro che sapevamo benissimo cosa ci aspettava venire a giocare qua in campo di Soverato, io lo so bene, e abbiamo cercato comunque di dare il massimo. Non mi sento di colpevolizzare nessuna, ma neanche di tirarmi indietro, cioè le responsabilità ci sono per tutte, è una sconfitta che ci sta, potevamo sicuramente dare qualcosa in più, rubare qualcosa, però comunque penso che siamo usciti di qua senza rimpianti. Soverato che ha dimostrato la sua supremazia da parte vostra, forse qualche errore di troppo anche nei contrattacchi che non siete riusciti a chiudere. Sì, errore di troppo sicuramente qualcosa noi, c'è anche a dire che dall'altra parte c'è una squadra ben strutturata, una squadra che comunque sa giocare a pallavolo, con dei laterali mi sento di dire veramente forti, e quindi qualche demerito sicuramente nostro, ma mi sento di dare anche qualche merito a Soverato in primis. Infine il ritorno qui a Soverato, eri già venuta da Ex altre volte, poi l'anno scorso sei tornata, quest'anno ritorni di nuovo da Ex, le tue sensazioni? Sì, esatto, faccio avanti e indietro in continuazione, quindi no, beh, venire qua è sempre un piacere vedere gente che ti saluta, che ti apprezza quando giochi, che ti vede poco come avversaria, tanto come persona, quindi questo fa sempre un immenso piacere, e rivedere anche ex compagni è bellissimo e nulla. Grazie. Coach Barbieri, arriva la terza vittoria consecutiva in questa via di stagione per il Volley Soverato, un bel 3-0 contro Mondovì per dare seguito alla bella vittoria di domenica scorsa a Brescia. Sì, abbiamo giocato, devo dire, un buon match,
soprattutto siamo cresciuti nella correlazione muro-difesa e nella fase break siamo stati molto più precisi, perciò questo è un buon segno. Oggi abbiamo litigato un po' al servizio perché insomma è stata un po' la nostra croce delizia, però ci può stare. L'importante è che si è visto che di partita in partita stiamo crescendo e questo è sicuramente un segnale importante per il futuro. Sicuramente una prova positiva da tutte le ragazze chiamate in causa, e poi c'è questa Alexa Gray, ultima arrivata, ma che sembra giocare nel Soverato già da tanti mesi, si è integrata benissimo. Sì, domenica devo dire che lei ha fatto in certi momenti veramente la differenza. Oggi devo dire che abbiamo giocato più di squadra. Difatti c'è stata una distribuzione più equa, una distribuzione del gioco, perciò devo dire che oggi abbiamo recuperato anche in attacco colpi, soprattutto con i centrali che magari le prime partite non erano andate benissimo, perciò ben vengano anche il loro apporto, perché oggi abbiamo visto che sia lei che la McMahon erano marcatissime e in certi momenti un attimino di fatica l'hanno fatto anche loro, ecco. Infine, so che ancora è presto perché sono passate solo 3 giornate, ma le sue sensazioni su questa squadra che dall'esterno sembra migliorare gradualmente partita dopo partita? Si è partiti con difficoltà con Legno, ma già a Brescia si sono avuti segnali ulteriori di progressi e oggi anche. Quindi è una squadra che continua a macinare gioco, ma che continua a progredire, in considerazione anche del fatto che, non ci dimentichiamo, sono 10-12 del roster nuovi. Sì, a parte le giocatrici nuove, ma anche nuove per il campionato italiano. Noi abbiamo preso le 2 straniere che sono al debutto del campionato italiano, la Pizza Segola comunque, che è italianissima, ma è stata 5 anni in America, perciò sapevamo che dovevamo adattarsi al campionato, questo è un aspetto positivo. E poi abbiamo anche tanti giovani comunque al debutto e questo è un buon segno per il futuro, il fatto che stiamo crescendo, sommando il fatto che ci siamo allenati poco, ma è una cosa che avevamo preventivato all'inizio per l'arrivo tardivo delle straniere, perché avevano i loro impegni con le rispettive nazionali, perciò rispetto a qualcun altro siamo partiti un po' dopo, ma penso che poi nel lungo, come stanno dicendo tutti, i valori usciranno e sono convinto che noi cresceremo ancora molto. Giorgia Caforio, libero del Volley Soverato, una delle protagoniste di questa bella vittoria, una prova maiuscola di tutta la squadra ed anche per te una bellissima prova, 3-0, quindi si prosegue su questa scia di vittoria in questo avvio di campionato. Sì, è stata una bella partita, siamo partite aggressive rispetto alle prime due che abbiamo affrontato, non era una partita facile perché sapevamo che loro sono una buona squadra e quindi siamo partite convinte di essere forti e abbiamo dato il meglio di noi, soprattutto correggendo le problematiche che abbiamo avuto nelle scorse partite, cioè la correlazione muro-difesa. Anche per te, come per la squadra, un avvio di campionato alla prima giornata con qualche difficoltà di troppo, però poi nel prosieguo state prendendo il ritmo giusto. Sì, siamo partite un po' contratte, sarà stata la prima di campionato, un po' la tensione dell'esordio. Però noi crediamo in noi stesse, siamo una bella squadra, un bel gruppo e siamo consapevoli di essere una squadra forte. Oggi l'abbiamo dimostrato e tutte insieme abbiamo fatto una grande prestazione, ci siamo andati a prendere questi 3 punti che erano fondamentali per la classifica.